Spain. L'inno che avete sentito si chiama Inno alla Gioia, non a caso, perché è veramente quello che sta pervadendo tutti noi nel vedere quello che accade a Genova in questi giorni. Ripeto anche un po' per il pubblico di Genova, venite questi prossimi giorni, full of sails, full of athletes, full of sailors. Not only to the athletes from 59 countries, but also to their parents, their friends, coaches, the grandpa and the grandma, everybody here, and I really want to welcome everybody. Let me, I'm sure that the city will give you the best. That means not only what you can find on the water, also what you can find on the land. That means the city itself, restaurants, hotels, the way of living. Italia! Italy! Important thing to say. Please, Marco Bucci, Major. For centuries. This is the first time that the World Cup has been held in Genoa, indeed in Italy. And it's wonderful to see such a big crowd here trying to get hold of these 450 boats in all the... L'emozione per i velisti azzurri in corsa per riuscire a conquistare dei posti olimpici per Tokyo. Sindaco Bucci, Ilaria Cavo, le barche a vela arrivano in Piazza dei Ferrari, insomma, Genova riesce anche in questa, una grande settimana, Genova capitale della vela. Sì, è bellissimo, siamo orgogliosi come città di ospitare queste World Series, sono orgoglioso anch'io personalmente perché per me che sono velista è una cosa bellissima. Genova ha delle facilities incredibili che sono a livello mondiale, sfruttiamole, facciamo sì che questi eventi ci siano tutti gli anni. Ilaria, finalmente il vento soffia nella direzione giusta. Beh, diciamo che anche adesso e anche in questa occasione è stata una bella giornata già di vento per gli equipaggi, e il fatto di essere qui con queste vele in Piazza dei Ferrari è la dimostrazione di come tutte le volte che sosteniamo grandi eventi vogliamo che sia anche la città a viverli. Per cui ci sarà un grande campo di regata alla Fiera del Mare, la possibilità di vedere le gare, ma anche la possibilità di mischiarsi con gli equipaggi tutti i pomeriggi dopo le 18 qui, col DJ set, insomma abbiamo voluto che si fondesse davvero l'evento sportivo con la città, e credo che anche questa volta ci siamo riusciti. Del resto ci hanno detto anche, e l'hanno fatto il vertice diciamo della vela internazionale, che siamo la capitale della vela, abbiamo sentito dire che l'Italia è la capitale, che è Roma, ma per la vela la capitale è qua, credo che sapremo insieme interpretare al meglio anche questo.